Terza inchiesta per Antonello Montante, indagato per riciclaggio. Guardia di Finanza di Palermo, sequestro di vasetti di crema con marijuana e pasticche all'aeroporto. Presentata questa mattina all'interno del mercato storico di Ballarò a Palermo, la quarta edizione del Ballarò Buskers Festival. Bentrovati alla seconda edizione di Media News di martedì 15 ottobre. Terza inchiesta per Antonello Montante, indagato per riciclaggio. L'ex presidente di Confindustria è già stato condannato a 14 anni per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo al sistema informatico. Ed è in corso l'inchiesta bis sui rapporti politici dell'industriale. Vediamo. L'ex presidente di Confindustria Sicilia ed imprenditore Antonello Montante, condannato a 14 anni per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo al sistema informatico, è indagato a Caltanissetta per riciclaggio. L'indagine prenderebbe il via dal ritrovamento di una pendrive durante una perquisizione nella casa dell'imprenditore, i cui dati erano stati parzialmente cancellati, ma che contiene nomi e cifre al vaglio degli investigatori. Si tratterebbe di una delle decine di pendrive che Montante tentò di distruggere prima di aprire la porta alla polizia che andava a casa sua. Secondo quanto scrive l'edizione di Palermo del giornale La Repubblica, questo ritrovamento aprirebbe un altro fronte di indagine, oltre alla vicenda delle talpe. Intanto resterà alla PM Nissena, Claudia Pasciuti, il fascicolo sull'inchiesta definita Montante bis, dopo che il PM Maurizio Bonaccorso ha chiesto la revoca dell'assegnazione al procuratore capo Amedeo Bertone, che l'ha accolta. Questa porzione dell'inchiesta sull'ex paladino dell'antimafia riguarda i suoi rapporti con politici e imprenditori. Vi sono 10 indagati. Cambiamo argomento. Guardia di Finanza di Palermo, sequestro di vasetti di crema di marijuana e pasticche all'aeroporto. I militari della Guardia di Finanza di Punta Raisi hanno effettuato diversi sequestri nell'ambito del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, grazie al prezioso ed infallibile fiuto dei cani antidroga. Nel periodo estivo, le fiamme gialle della compagnia di Punta Raisi hanno implementato i controlli sul notevole flusso di viaggiatori presso lo scalo aeroportuale. Da giugno, infatti, sono stati oltre 700 i controlli nei confronti dei passeggeri, provenienti soprattutto da Europa ed USA, con il sequestro di 250 dosi di sostanze stupefacenti, hashish, marijuana ed eroina. Complessivamente 100 sono state le persone segnalate alla prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti, 15 solo nella settimana appena trascorsa. Gli ultimi controlli effettuati dai funzionari dell'ufficio dogane hanno riguardato una cittadina partita da Boston insieme al compagno per trascorrere le vacanze in Sicilia, trovata con diversi vasetti contenenti un composto di crema e marijuana per un peso complessivo di oltre un chilogrammo all'interno del bagaglio. Una pasticca di metanfetamina è stata invece trovata in possesso di un passeggero proveniente da Berlino. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e i due passeggeri segnalati all'autorità prefettizia. Infine, un'altra passeggera proveniente da Parigi è stata trovata in possesso di 9 confezioni di hashish nascoste nelle parti intime per un peso complessivo di 20 grammi. Per quest'ultima è scattata la denuncia a piede libero, oltre al sequestro della sostanza stupefacente. Svolta nelle indagini su una violenta rapina a una donna di 90 anni nel Messinese. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 2 persone ritenute responsabili di rapina e lesioni personali. È stata rapinata e brutalmente picchiata. Lei è un'anziana novantenne vittima di una violenta aggressione. I fatti sono accaduti a Brolo, in provincia di Messina, circa 2 settimane fa e oggi c'è una svolta nella vicenda. I carabinieri hanno eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP di Patti su richiesta della locale procura della Repubblica. I 2 accusati di rapina e lesioni personali sono ritenuti responsabili dell'assalto avvenuto in piena notte il 24 settembre scorso nell'abitazione dell'anziana nel centro storico del comune di Nebrodi. La novantenne, conosciuta in paese come Nonna Concettina, era stata legata e imbavagliata. Durante la rapina cadde, riportando alcune fratture al costato. La donna, residente nell'area di via Messina, in pieno centro abitato, fu trovata poco dopo mezzanotte ancora imbavagliata da una vicina insospettita dalla porta spalancata. Pochi giorni dopo, il vescovo Guglielmo Giombanco, accompagnato dal parroco di Brolo, Don Enzo Caruso, visitarono la signora Concettina, che alcuni giorni dopo l'aggressione riuscì a tornare a casa dall'ospedale di Patti, dove era stata ricoverata da martedì scorso.
Sono passati 5 anni ed ancora, dopo il cedimento del pilone del viadotto Imera, il tratto di autostrada sulla Palermo-Catania non è stato ripristinato. Sulla vicenda è intervenuto il viceministro Giancarlo Cancelleri. Confronto col Ponte Morandi non è possibile farlo in quanto sono due iter normativi diversi. Là siamo di fronte ad un commissario che ha tagliato tutti i tempi e qui purtroppo invece siamo stati in un regime ordinario con rispetto delle leggi appunto per quanto riguarda il rilascio delle concessioni e quant'altro. È chiaro però che adesso sono tutte cose sbloccate. I soldi ci sono e li abbiamo già dati all'azienda, l'azienda sta semplicemente temporeggiando nel montaggio definitivo del ponte. Questo per me è inaccettabile e io ho già concordato questa settimana di incontrare sia ANAS che l'azienda, il contraente generale, perché vorrò con loro fare un discorso molto chiaro. Noi non possiamo finire in concomitanza del montaggio del Ponte Morandi, dobbiamo finire prima per dare il messaggio che anche qui in Sicilia le cose si fanno e si fanno bene. Su questo non transigo e spero che ci sia collaborazione da parte loro nel poter dare anche una risposta in termini di dignità ad un popolo che spesso si sente sbeffeggiato rispetto a tutti gli altri, con rispetto di tutto quello che è accaduto a Genova chiaramente, ma noi ovviamente non possiamo sentirci da meno degli altri. Via libera del governo Musumeci agli interventi di messa in sicurezza urgente nelle vecchie discariche di Mazzarà Sant'Andrea nel Messinese, Camporeale e Bolognetta in provincia di Palermo. Via libera del governo Musumeci agli interventi di messa in sicurezza urgente nelle vecchie discariche di Mazzarà Sant'Andrea nel Messinese, Camporeale e Bolognetta in provincia di Palermo. Il finanziamento di oltre 2 milioni di euro consentirà inoltre di accelerare le verifiche obbligatorie e propedeutiche alla bonifica vera e propria grazie a una convenzione tra la Regione, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università La Sapienza di Roma. Dopo anni d'incuria, sottolinea il presidente della regione, Nello Musumeci, senza sosta prosegue il lavoro del governo per recuperare i troppi ritardi accumulati. Abbiamo censito le aree a rischio e adesso procederemo con le bonifiche. La giunta ha approvato la proposta dell'assessore all'energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Piero Bon, di attingere a queste somme da parte del fondo in cui affluisce il tributo speciale del deposito in discarica. Lo scorso luglio, i tecnici del Dipartimento Acque e Rifiuti, diretto da Salvatore Cocina, hanno effettuato sopralluoghi nei primi siti per appurare e quantificare gli interventi necessari. La delibera, approvata in giunta, prevede di stanziare 300.000 euro per il capping provvisorio della discarica di Mazzarà Sant'Andrea e poco meno di 1 milione di euro per interventi di messa in sicurezza, servizi di progettazione per stabilizzazione il corpo della discarica e per limitare la produzione di percolato. Fondi stanziati anche per Bolognetta, in Contrada Corretta, e Camporeale, in Contrada in Carcavecchio. Ammontano a 200.000 euro ciascuno e serviranno per i primi interventi urgenti e per l'asportazione del percolato. Per potenziare le verifiche e gli interventi propedeutici alle bonifiche vere e proprie, il governo ha stipulato inoltre una convenzione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università La Sapienza di Roma, che contribuiranno a effettuare la caratterizzazione di primo livello, gli studi geologici preliminari, l'individuazione delle priorità di intervento nelle 511 discariche dismesse e per l'aggiornamento del piano regionale. Dopo Milano e Torino, il Comune di Palermo aderisce all'innovativo progetto di cittadinanza digitale e mette alla prova sul territorio l'app che porterà tutti i servizi della pubblica amministrazione su smartphone. Oltre 100 cittadini si sono già candidati. I primi risultati saranno presentati il prossimo 30 ottobre. Ideata e sviluppata dal team per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'app IO propone un nuovo modello per l'erogazione dei servizi pubblici ed istituisce un unico punto di accesso ai cittadini per tutti i servizi digitali. Se oggi il cittadino deve scoprire da solo dove e come usare i servizi digitali che ciascuna ente eroga, in futuro basterà una sola applicazione. Con IO, infatti, sono gli enti a informare il cittadino, inviandogli messaggi semplici e personalizzati direttamente sullo smartphone. Tramite la stessa app, ogni pubblica amministrazione
amministrazione potrà contattare un cittadino per ricordargli una scadenza, ad esempio di un documento di un tributo, che sarà possibile pagare in pochi clic dal telefono grazie a PagoPa, oppure inviargli il riepilogo, l'informazione e documenti di suo interesse. Dopo Milano e Torino, Palermo è la terza grande città a livello nazionale a offrire la possibilità ai propri cittadini di iniziare a usare l'app, con l'obiettivo di aiutare il team per la trasformazione digitale a migliorarla prima del suo arrivo sugli store online nei prossimi mesi. Già un centinaio di persone si sono candidate a diventare tester di IO a Palermo, ma l'obiettivo è di estendere questa opportunità a molte più persone. Per partecipare basta compilare il modulo online all'indirizzo io.italia.it/palermo, seguendo le indicazioni fornite sul sito del comune. I cittadini selezionati potranno provare l'app nella vita di tutti i giorni e interagire con una prima serie di servizi reali, effettuando operazioni e pagamenti validi a tutti gli effetti, tra cui ricevere promemoria in prossimità della scadenza del proprio pass ZTL, ricevere eventuali avvisi di contravvenzione al codice della strada e procedere al pagamento online delle sanzioni previste, ricevere un promemoria alla scadenza delle rate della Tari e procedere al pagamento online. Il progetto IO e i primi risultati della sperimentazione saranno illustrati in dettaglio nell'evento del 30 ottobre che si terrà ai cantieri culturali della ZISA, dedicato anche ad esporre ai cittadini e ai media le altre iniziative di digitalizzazione dei servizi comunali. Presentata questa mattina a Palermo, all'interno dello storico mercato di Ballarò, la quarta edizione del Ballarò Baskers Festival. La manifestazione si svilupperà in 3 giorni, dal 18 al 20 ottobre, per le vie del quartiere Albergheria. Siamo alla quarta edizione, stiamo coinvolgendo ancora il mercato storico di Ballarò nella nostra iniziativa. I commercianti sono tutti pronti, i volontari hanno incominciato a preparare le piazze. Abbiamo 8 piazze all'interno del mercato storico che coinvolgeremo. Faremo una grande isola pedonale per 3 giorni per consentire a tutti quanti i turisti e i residenti di poter godersi gli spettacoli. Il Ballarò Baskers parte venerdì pomeriggio e continuerà tutto sabato e domenica, quindi 18, 19 e 20 ottobre. Le sorprese di quest'anno sono pluribande lungo le strade non solo del mercato storico di Ballarò ma del centro storico. Tenteremo appunto di animare e far svegliare la nostra città dal Cassaro Basso fino a Ballarò, dal Teatro Massimo fino a giungere appunto al mercato più importante della nostra città. Inoltre ci saranno più di 100 artisti coinvolti in questa iniziativa e fra le varie sorprese vi diciamo di venire soprattutto venerdì sera e sabato sera a Piazza Santa Chiara, dove si concluderanno le attività di tutte le piazze. Riportare i palermitani al mercato storico di Ballarò, che è quello che a noi preme di più, diciamo, sotto l'aspetto economico e sociale, quindi far risvegliare questo mercato e portare qualcosa di gioioso e cosa più del Ballarò Baskers Festival per riportare i palermitani a Ballarò e fare riscoprire quello che magari probabilmente già conoscevano bene i loro nonni. Ballarò vive una fase di decadenza che non è sicuramente degli ultimi anni. È un quartiere con un annesso mercato storico millenario che in questo momento richiede fortemente un rilancio. In questi ultimi 4 anni si è costruito un dialogo con le realtà commerciali che vi operano e con le associazioni e che è divenuto un'assemblea pubblica che si chiama SOS Ballarò e insieme all'amministrazione comunale si è portato avanti un piano, si è costruito un piano di rilancio del quartiere e del mercato storico. Oggi siamo dentro un mercato che è area pedonale, dopo millenni in cui lo è stato naturalmente ma che non c'era stata mai un'ordinanza che l'avesse istituita. Oggi è argomento di discussione come rilanciarlo. Oggi in conferenza stampa annunceremo che ci sono degli strumenti che l'amministrazione sta portando avanti, io ne dico solo 2. Nel giro di poche settimane saranno chiuse, saranno aperte le buste da parte dello IACP per la costruzione del mercato coperto a Piazza Carmine, una il 5 novembre e una il 20 novembre. E un'altra grande questione riguarda la regolamentazione del mercato dell'usato, dell'albergheria. Un modo per confermare la bellezza di questo mercato, è un mercato sulla strada, viene enfatizzato dagli artisti di strada. Gli artisti di strada che ormai sono diventati una presenza significativa in tutta la città, e siccome Ballarò e Palermo, Palermo e Ballarò, questo straordinario momento di esaltazione dell'arte di Ballarò, è la conferma di una città che è in cammino
non per parti separate ma tutti insieme. Continua l'azione e valorizzazione del mercato e soprattutto dando risposta a una richiesta di una bambina di questo quartiere, di Edith. Noi avremo prima del Natale l'inaugurazione di un parco giochi in piazza Colaianni. I prossimi 7 e 8 novembre si svolgerà a Bagheria la Fiera del Turismo Alberghiero, rivolta ai professionisti del settore. Ascoltiamo l'assessore allo sportello unico delle attività produttive, Brigida Alaimo. Il 7 e l'8 novembre per Bagheria ci sarà una grandissima opportunità. La Borsa del Turismo Extraalberghiera è organizzata da Confesercenti Sicilia con il patrocinio chiaramente della Regione Sicilia e chiaramente del Comune di Bagheria, che metterà a disposizione i propri locali e non solo. Ci teniamo molto a questo evento perché riteniamo che questo sia un'opportunità per il turismo nella nostra città, un'opportunità importante perché le nostre strutture extraalberghiere e tutti gli operatori del turismo, coloro che appunto offrono dei servizi, potranno offrirsi a ben 20 paesi europei ed extraeuropei. Tra i paesi appunto che parteciperanno ci sarà il Giappone, ci sarà l'Inghilterra, ci sarà la Germania, la Svizzera, appunto sono più di 20, hanno fatto la richiesta, addirittura le richieste iniziali erano 150 paesi. Chiaramente per una questione di spazi e di tempi potrà Esercenti soltanto iscriverne 20, ma questo è solo un inizio. Ci sono dei progetti chiaramente molto più ampi che ci auguriamo di poter portare a termine. Per quest'anno verrà strutturata in due giornate. Il 7 novembre ci troveremo a Palazzo Butera, dove i buyer appunto parteciperanno a una conferenza che si terrà per l'appunto in Sala Borremans, dove si parlerà del turismo, delle ambizioni della nostra città e della nostra terra, delle prospettive che ci saranno, ma anche, chiaramente questo sarà un nostro impegno, ci occuperemo di rilanciare, o meglio di lanciare, il brand Bagheria, che per noi per l'appunto è un fondamentale, perché il brand Bagheria comprenderà non solo l'offerta delle nostre strutture, ma anche dei nostri beni, dei nostri monumenti, non solo per l'appunto le ville, ma anche i beni naturalistici di cui siamo più che dotati. Per cui il nostro obiettivo è lanciarci nel mercato nazionale e internazionale, chiaramente. Giorno 8. Sarà il momento che io definisco commerciale, fondamentalmente, in cui le nostre strutture, ma le strutture di tutta la Sicilia, proporranno e si, tra virgolette, venderanno a quelli che sono i tour operator stranieri, per l'appunto ai 20 paesi stranieri, per cui è un momento che deve essere colto dai nostri operatori. Faremo incontrare tramite B2B domanda e offerta appunto nel nostro, per appunto proporre all'esterno. Noi ci rivolgiamo chiaramente, essendo la borsa del turismo extraalberghiero, ai B&B principalmente, dove dovranno proporsi, e giovedì appunto a Bagheria ci sarà un incontro tra l'amministrazione e chiaramente i B&B bagheresi, per proporsi a quelli che sono i buyer internazionali. Ritorna in Sicilia dopo l'ultima edizione svoltasi a Verona nel 2016 la storica Coppa degli Assi, il concorso equestre internazionale di salto ostacoli, a ospitarlo l'impianto della tenuta di Ambelia. Torna in Sicilia nella tenuta di Ambelia, che sorge sulle colline di Militello in Val di Catania, la Coppa degli Assi. A presentare l'appuntamento, giunta alla 34esima edizione, divisa in due tappe, dal 18 al 20 ottobre la prima, dal 13 al 15 dicembre la seconda, è stato il governatore Nello Musumeci. La Coppa degli Assi, che si era tenuta per l'ultima volta nell'isola nel 2011, è il più longevo concorso ippico internazionale d'Italia dopo Piazza di Siena. Il nuovo appuntamento di Ambelia rappresenta un'altra prestigiosa vetrina per la promozione dell'isola ed è proprio in quest'ottica che l'Istituto di Incremento Ippico per la Sicilia e Verona Fiere hanno predisposto un protocollo d'intesa che sarà firmato in occasione di Fiera Cavalli 2019 in programma a novembre, con il quale si impegnano nell'ambito delle rispettive manifestazioni a collaborare nelle strategie di valorizzazione dei territori e del turismo. La tenuta di Ambelia diventa sempre più una importante stazione e impianto sportivo
per gli sport equestri. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando per dotarlo di ogni infrastruttura necessaria. Centinaia di cavalli venerdì, sabato e domenica saranno lì per una manifestazione che ospita gli assi, quindi le eccellenze. Puntiamo soprattutto sui giovani, sul vivaio, perché i giovani siciliani si affermano in tutte le gare nazionali e internazionali, e questo è un bel consuntivo e una bella premessa non solo per lo sport ma anche per l'economia turistica. È un movimento che segue lo sport equestre ed è un movimento particolarmente impegnato, che spende quando va in giro per l'Europa. Noi abbiamo bisogno di dotare la nostra isola in alcune aree di alberghi 4-5 stelle, alberghi di lusso. Ad Ambelia stiamo predisponendo la trasformazione della Casa del Principe per farla diventare un albergo. Nella zona cresceranno altre iniziative. Io credo che, puntando anche sul segmento del turismo sportivo, riusciremo a dare una boccata d'ossigeno alla nostra isola, che, ve lo ricordo, nel 2018 ha avuto una crescita di arrivi e di presenze di turisti assolutamente inimmaginabile rispetto al passato. Ottobre è il mese rosa dedicato ad una serie di campagne e iniziative per la prevenzione del tumore al seno. Un raduno di donne e uomini si è mobilitato da Piazza del Popolo a San Giuseppe Jato con l'obiettivo di sensibilizzare ed informare la collettività rispetto a questo tema sociale. L'amministrazione accoglie con grande favore questa manifestazione di oggi, la passeggiata in rosa, che nasce proprio dai cittadini che hanno avuto un'esperienza di vita forte, e fa piacere che questa esperienza di vita che hanno avuto i cittadini, che hanno segnato la loro vita, i cittadini vogliono condividere con altri cittadini la loro esperienza, sottolineando l'importanza della prevenzione. Ebbene, si aspettava una presenza così gremita questa mattina a San Giuseppe Jato? Ma mi aspettavo una presenza così importante perché l'argomento è davvero importante. Purtroppo nel nostro territorio abbiamo diversi casi di tumore al seno e quindi è importante oggi essere qui a fare prevenzione e soprattutto a sensibilizzare le donne a seguire le giuste procedure, le giuste prassi per evitare di intervenire quando è troppo tardi. Donne unite per la lotta appunto contro il tumore al seno. Sì, fondamentalmente non potevo né in qualità di persona né di donna essere assente a questa, che è una manifestazione molto sentita, parecchio sentita, perché credo che ognuno di noi, adesso siamo diventate numerosissime, abbiano avuto un'esperienza che ha portato, di questo tipo, che ha portato via chi oggi è nell'alto dei cieli e può aiutarci a continuare una lotta. Uomini e donne uniti in questa campagna di informazione e di sensibilizzazione rispetto alla lotta contro il tumore al seno. Sì, San Giuseppe Jato è una realtà in cui abbiamo avuto molti casi di tumore al seno e queste donne che si sono messe assieme per dire no al cancro al seno, parlare di prevenzione ormai è un qualcosa che bisogna cominciarla a studiare a scuola. Ecco. Fare prevenzione, uno screening per appunto far scoprire alle donne quanto è importante tutelare la propria salute, ma occorrono anche delle risorse. Come pensate di investire in questo campo? Da un punto di vista legislativo sicuramente oggi la mia presenza vuole essere qui per interpretare al meglio quello che occorre fare nella commissione di riferimento, che è la commissione sanità. Sicuramente il tema della prevenzione è un tema che va supportato anche in termini proprio di finanziamenti, e quindi io raccoglierò quello che sono, ripeto, le loro istanze e mi farò portavoce di quanto loro mi chiederanno. Il mercato del contadino all'Istituto Zootecnico Sperimentale di Palermo è una realtà consolidata che ogni sabato riunisce produttori provenienti da ogni parte della Sicilia. Raccontaci di questa pasta. Allora, la nostra è una pasta che nasce per una tradizione, amore e passione soprattutto da parte di mia moglie. La nostra è un'azienda agricola
che coltiva il grano, lo trasforma e produce la pasta, e quindi chiudiamo le fasi della filiera produttiva. Grano soprattutto siciliano, assolutamente siciliano, senza l'utilizzo di glifosati, che rendono un prodotto genuino, buono e che è adatto e digeribile soprattutto per la nostra alimentazione. Siamo produttori principalmente di mandarino antico, che viene dalla tradizione, che ci tramandiamo di generazione in generazione, e di nespole, e piano piano abbiamo inserito i prodotti di stagione. Abbiamo 100 fattrici, mucche, incroci, limusini, maiali, nostrani allevati allo strato Obrato, e chiudiamo noi la filiera. Ci dedichiamo alla produzione di formaggi e prodotti caseari. Ci troviamo nella provincia del Palermitano, precisamente a Marcato Bianco, e quindi il nostro lavoro è quello di produrre latte e trasformarlo. Come potete vedere, abbiamo diverse tipologie di formaggi, da quelli più freschi a quelli più stagionati, e si differenziano appunto per tipologia, sia come lavorazione che come stagionatura, e quindi cambia totalmente il sapore del formaggio, anche i colori, diciamo. Anche per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento ai prossimi notiziari di Media News. Thank you.